Mauro Scardovelli. Chi è Mauro Scardovelli? Velocissimo. Sono un centro di coscienza e volontà, non saprei dirti altro se mi chiedi la verità. Poi posso dirti che sono un giurista, ma ho fatto giurista, ho fatto musicoterapeuta, ho fatto tante cose. Chi sono è un punto di centro di coscienza che si continua a muovere sperando in modo evolutivo, spero. Il tuo impegno in R2020, Mauro, come lo vedi? Cosa ti proponi con questo impegno e come vedi tu questo movimento? Dunque, io conosco Sara Cugnal, l'ho conosciuta a Roma, abbiamo passato 2 ore insieme e ho sentito la risonanza che c'è tra le nostre anime, ho sentito la purezza del suo cuore e quindi la vedo come un compagno di viaggio nel progetto che noi abbiamo. Lei ha un progetto, noi abbiamo un altro che sono assolutamente integrabili, cioè lei può portare questa attenzione verso il mondo, scusa qua, verso il lavoro dal basso nel territorio che noi utilizziamo un po' meno, mentre loro è il loro cavallo di battaglia. E noi stiamo più lavorando sulla costruzione di un comitato di liberazione costituzionale, di un think tank di persone esperte, le massime che abbiamo trovato, gli stati generali e così via, e loro fanno proprio lavoro dal basso sul territorio, quindi credo che la nostra integrazione possa avvenire su basi molto proficue. Per cosa? Per attuare la Costituzione, tutte e due abbiamo questo obiettivo. Quindi la Costituzione come faro, diciamo, di Certo, riferimento. assolutamente. Ecco, all'interno della Costituzione, all'interno dell'opera che tu stai facendo da poco, diciamo, Mauro, c'è questa iniziativa per cercare di portare una soluzione al debito pubblico italiano che sappiamo nasce dalla grande speculazione della finanza nazionale con la corruzione dei nostri politici. Ecco. Questo cosa ti proponi? Pensi che possa avere successo questa iniziativa che hai preso con Michalizzi, con Grossi? Dipende tutto se raggiungiamo un numero sufficiente di persone. Se raggiungiamo alcuni milioni di persone che sottoscrivono la petizione, il governo non potrà prenderla in considerazione, non prenderla in considerazione perché altrimenti apparirà come il peggior nemico del popolo italiano. Perché i suoi programmi, i programmi del governo, sono tutti di incrementare il debito per poi portarci nelle mani della Troica e far la fine della Grecia. Come italiani abbiamo il compito costituzionale di salvare il nostro paese. È un sacro dovere dei cittadini di difendere la propria patria, cioè il territorio su cui risiedono. Come vedi, Mauro, questa iniziativa all'interno di un contesto internazionale geopolitico dove l'Italia comunque è schiacciata tra grandi interessi di finanziari e tra grandi paesi che ovviamente hanno le loro iniziative di dominio mondiale come la Cina, come gli Stati Uniti, tu pensi che l'Italia all'interno di questo contesto si possa ricavare il suo Se spazio di... guardiamo al mondo internazionale, vediamo un mondo diabolico, in cui le cose peggiori che possiamo immaginare ci sono già e sono ancora peggio. Quindi noi dobbiamo in qualche modo ripartire dalla nostra anima del popolo, della Costituzione, dove non è che queste cose fossero sconosciute, non erano forse a questo livello, ma c'era sempre stata lotta tra imperi. Oggi c'è una lotta diversa, tra imperi diversi, ma è sempre una lotta contro le persone, contro i popoli, a favore del potere di pochi, dette in due parole. Questa cosa deve finire, nel senso che se non finisce questa cosa, cioè l'imperialismo, il colonialismo, l'oppressione dell'uomo sull'uomo, il colonialismo, il razzismo, beh, finiamo noi, nel senso che siamo talmente violenti anche nei confronti del pianeta che ormai il pianeta non ci sopporta più, ci metterà fuori come scarafaggi. Quindi credo che è interesse di tutti gli esseri senzienti condividere questa lotta per il bene comune. Potrebbe essere, secondo te, il Covid una reazione di questo pianeta che in qualche modo dà un segnale? E questo potrebbe essere se immaginassimo che il pianeta è cosciente, ma anche semplicemente perché il pianeta è vivo. Beh, noi se facciamo una vita sbagliata, il nostro corpo ci avvisa. E potrebbe esserlo, alcuni medici ritengono che potrebbe essere una conseguenza, certo, ma da un certo punto di vista è anche facile che sia così, perché noi abbiamo imparato a mangiare molto male,
a nutrirci di, soprattutto di prodotti animali, creando delle situazioni di una violenza inaudita nei confronti delle specie animali e anche nei confronti delle piante. Abbiamo deformato tutto lì, tutto deformabile, abbiamo una cultura violentissima. È chiaro che la vita in qualche modo ci fa pagare il prezzo. Per esempio abbiamo un sistema immunitario indebolito. Il sistema immunitario indebolito, che viene da un'infiammazione del corpo dovuta a cibi sbagliati, pensieri sbagliati, l'infiammazione è conseguenza anche di pensieri sbagliati, cibi sbagliati, relazioni sbagliate. E allora è certo che questo, che sarebbe un virus probabilmente abbastanza innocuo nei confronti di persone infiammate, non lo è più, specialmente se poi sono anziane, indebolite, infiammate e in più indebolite. Beh, ecco, forse questa pandemia sarebbe stata una cosa molto minore se noi invece avessimo avuto un sistema immunitario molto più forte. Ma il sistema immunitario più debole di cui oggi occuparci è il sistema immunitario delle idee, cioè noi siamo intossicati da idee malate, ci vengono quotidianamente bombardate nella testa. Giulietto in questo è stato un maestro a spiegarcelo benissimo, chiunque lo ha seguito ha capito di cosa si parlava, di cosa parlava, per cui dobbiamo ricreare dentro di noi un sistema immunitario grazie a una comunità, creare comunità, qui si vuole generare comunità di persone che condividono gli aspetti positivi, le gioie, le condivisioni e anche gli aspetti difficili della vita. Perché, qui siamo al concetto di difesa del territorio di Giulietto Chiesa, sì. Quindi il primo territorio è il nostro corpo, la nostra mente. Assolutamente, sì, sì. Io parlo ormai, sai, il pensiero di Giulietto l'ho interiorizzato, cioè per me è un compagno di percorso, per cui sento le sue parole, io le ho copiate, me le sono infilate nella testa, ormai mi escono da sole. Mauro, tu ti occupi comunque anche di salute spirituale, hai una visione molto spirituale della vita e nello spirito ritrovi la causa di molte, diciamo, aberrazioni e stesse infermità della società umana e del singolo. Ecco, c'è Jiddu Krishnamurti disse che non si può essere sani conformandosi a un sistema malato. Quindi nella tua iniziativa che hai preso con Grossi, Michalizzi, con Nino Galloni, ti proponi principalmente, vi proponete di dare un sostegno materiale, economico al popolo italiano, ma il popolo italiano, sappiamo bene, è stato formato dai media che deformano l'informazione e creano quindi una struttura mentale e anche spirituale distorta. Come la vedi la cura a questa malattia? La cura, ci vuole molto lavoro di educazione attraverso... Beh, tu sei qui davanti a me e hai una responsabilità nella tua vita, perché se collabori con la struttura di Giulietto Chiesa, anche se non c'è più, cosa sta? Giulietto ha dedicato la vita a informare il popolo italiano e a consentire al popolo italiano di elevare la sua coscienza. E coscienza che vuol dire? Non solo coscienza di sé, del proprio corpo e quindi dei propri sentimenti, di ciò che ci fa bene, di ciò che non ci fa bene, quali relazioni sono positive per noi, quali sono tossiche, via via. Ma anche il tipo di politica, che tipo di politica abbiamo oggi? Una politica anticostituzionale, antiumana, che tipo di economia? Un'economia al servizio della distruzione della specie umana e dei valori insiti nella specie, che sono, per chi non è malato di mente, sono l'amicizia, la fratellanza, la bontà, la generosità e non certo l'egoismo su cui si fonda l'economia di oggi. Quindi abbiamo un'economia che è fondata sui peggiori difetti e predisposizioni umane peggiori. Quindi abbiamo un lavoro bellissimo da fare insieme gioiosamente, sapendo che se siamo in tanti, via via cresciamo, non possiamo che vincere questa battaglia, perché è la battaglia della verità contro l'ingiustizia e il male. In questo senso, come vedi tu queste iniziative di cui abbiamo parlato, la cura del popolo da un punto di vista non solo fisico ma anche spirituale, in un contesto dove sappiamo che l'economia italiana è gravemente inquinata dalla criminalità organizzata che fattura cifre enormi attraverso i suoi traffici illeciti. Quindi in Italia non c'è una grande lotta e una grande consapevolezza del popolo verso questo gravissimo problema, che di fatto è un problema che poi ricade nell'arena politica, dove addirittura abbiamo personaggi come Marcello Dell'Utri che sono stati condannati, Berlusconi è lì che gira
non sappiamo se prima o poi ci finisce dentro la rete, quindi è un problema grave sociale che forse l'italiano medio non si rende conto. No. Tu come vedi? L'italiano medio non si rende conto di quasi nulla, cioè crede davvero che fra un po' ci sarà la ripresina, che fra un po' l'economia ripartirà, incrementando il debito l'economia ripartirà, ma questo è come pensare che non so, uno adesso mi alzo da questa seggiola e esco in volo come un uccelletto, ma non lo riesco a fare, è così come il popolo non sa cose così. Quindi noi dobbiamo lavorare molto sulla consapevolezza e sulla sciogliere l'ignoranza di un popolo che è inebetito, è obnubilato da idee folli, malate, deliranti. Quasi sottoposto a una specie di controllo mentale stile MK Ultra o cose di questo genere. Sì, controllo mentale, assolutamente. Ma pensa solo alla pubblicità. La pubblicità, che per noi è normale, no? Uno è una delle, forse dopo le armi, è la più grossa azienda, è la più grosso business del mondo. Ma la pubblicità, se andiamo a vedere cosa serve, serve aiutare le persone? No, serve aiutare alcuni a vendere prodotti che sennò non comprerebbero mai. Se fossero prodotti buoni, non li comprerebbe, utili, no? Ma anche lì c'è tutta una storia, voglio dire. Il povero Paolo Barnard, che è stato, insomma, lo sappiamo, ha avuto tante traversie. Ma queste cose le ha dette nel Grande Crimine, che è un testo che dovrebbero leggere tutti. Già negli anni 20 era già in progetto questo. C'era Lippmann, c'era Edward Bernays, che hanno creato la propaganda, la pubblicità potentissima che si otteneva con la conoscenza della psicanalisi, associando a un prodotto un simbolo. Capite bene che da lì basta leggersi i libri di Edward Bernays, poi comunque nel nostro sito trovate tutto, perché queste cose vanno conosciute. Il sito è? Il sito unialef.it, se si basta andare lì ci sono migliaia di video fatti, insomma, migliaia proprio su tutti i temi possibili, sono 5-6 anni, anche di più, che ci sono video di 8 anni fa, 10 anni fa, e sono parte di un'università, cioè sono sistematizzati, nel senso che lì dentro se uno è capace di fare una ricerca, sa studiare, va a trovare le cose, se non è capace ha bisogno un po' di guida, ecco, se no lì dentro c'è tutto. Mauro, non vi può essere democrazia e quindi libera scelta in un popolo che non conosce la verità? È evidente. Allora, la Costituzione prevede il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di... Il pieno sviluppo e prima... Dice. Pieno sviluppo della persona umana vuol dire il pieno sviluppo delle capacità umane che si hanno quando si raggiunge il livello di intelligenza spirituale. L'intelligenza spirituale è superiore alla ragione ordinaria, quella che usiamo per far calcoli. L'intelligenza spirituale è l'intelligenza che è comunitaria, cioè quell'intelligenza che è decisamente diretta verso il bene comune. Un'intelligenza oggi che è carente, non c'è quasi più. È l'intelligenza di Gesù, è l'intelligenza del Buddha, di San Francesco, dei grandi dell'umanità. Nel passato gli italiani hanno fatto delle scelte di cui paghiamo ancora oggi il prezzo. Abbiamo scelto il fascismo, poi il nazifascismo, abbiamo seguito le mire espansionistiche di Mussolini, e poi abbiamo tradito l'alleato nazista dalla sera alla mattina e ci siamo ritrovati noi italiani nelle caserme con gli alleati che poi diventano nemici. Quindi questo popolo, se vogliamo usare un termine orientale, ha un certo karma da risolvere, perché il frutto della realtà sociale, economica e politica di oggi viene da quelle scelte sbagliate. Che cura proponi, Mauro? Ma intanto dire che un popolo ha delle colpe è una cosa su cui bisognerebbe riflettere, perché il popolo è semplicemente guidato, se chiamiamo Giulietto, vieni qua, dammi una mano, spiegaglielo, che lui lo sa ovviamente, che il popolo non decide un cacchio, perché è tenuto nell'inconsapevolezza. Durante il periodo fascista c'era gente che inneggiava il Duce, ma tu prendi quella persona, ma cosa sai? Un cacchio, cioè perché hai frequentato delle scuole fasciste, ti hanno inculcato determinati slogan nella testa, sei diventato prima Badilla, poi sei diventato e così via, gerarca, e sei quello, ma non c'hai, nel senso che non hai colpa, nel senso che la colpa c'è quando io capisco e faccio lo stesso il male, ma lì la gente non capisce niente, cioè poverini, lì bisogna andare a vedere i grandi
filosofi come Spinoza, gli chiedi a Spinoza, chiamiamolo qua, Baruch, visto che sei disponibile oggi, dai, dimmi, ma esiste il libero arbitrio? Cioè lui c'ha il libero arbitrio? Spinoza dice, ma che cacchio dici? Libero arbitrio si ha se si conquista con un lavoro difficilissimo. La stessa cosa, si esce dalla caverna di Platone, si esce? Platone dice sì, certo. Quanti ne escono? Pochissimi. Quelli che escono dopo vogliono tornare per aiutare quelli che sono ancora dentro. Che fine fanno? Sono uccisi. Per cui l'umanità, per uscire dal togliersi il velo di Maya, in termini orientali, ce ne mette. Ma questo velo di Maya, questa ignoranza indotta, è soprattutto responsabilità di elite guidate da forme demoniache. Diciamo la verità, ma uno che immette nel mondo delle persone umide, delle persone che non sono colte, delle idee talmente assurde come il razzismo, come l'odio nei confronti di un altro popolo. E queste sono persone guidate da forme demoniache, diaboliche, molto semplice. Diaboliche vuol dire che vogliono la divisione e coloro che cercano il potere vogliono dividere. Questo è l'uso, lo sai da sempre. Quasi tutte le banche centrali sono in mano a una famiglia di cui si parla poco nei grandi media, che sono i Rothschild. Credo siano solo 3 o 4 ormai le banche centrali, tra cui la Siria, tra cui c'era l'Iraq, e quindi quegli scenari possiamo capire bene perché sono in quelle condizioni lì. Ecco, quindi un'iniziativa di autonomia monetaria all'interno di una situazione così gravemente compromessa. Tu la vedi possibile? E torniamo all'argomento. Non facile. Non facile. È come dicessi, se noi che siamo su una canoa bucata e ci abbiamo davanti una portaerei, possiamo affondarla. Sì, però quantomeno dobbiamo metterci d'accordo quando pagaiamo. Ecco, il problema oggi è che le poche canoe che ci sono, tra l'altro, pagaiano uno per conto suo. Cioè, il problema che ancora dobbiamo risolvere è quello di unire le forze noi dal basso. Ci abbiamo le fionde contro i carri armati, ma ognuno tira dove cacchio le pare. Questo è un problema gravissimo, che gli altri, vero, lo sapevano bene, hanno fatto in modo che noi ci combattiamo e quindi loro dormono sonni tranquilli. Perché noi non facciamo mai niente, è difficilissimo unirci. Allora, il lavoro spirituale serve per unire le anime sono naturalmente unite. E questo è il grande speranza che abbiamo. Quindi, dalla loro parte, diciamo così, hanno i Rothschild, i Rockefeller, Warburg, bene, sono le banche potentissime, eccetera. Noi alle spalle, come banche, siamo messi male, come soldi siamo messi male, come militari siamo messi male. Però abbiamo Gesù, il Buddha, Krishnamurti, Gandhi, Krishna, cioè ne abbiamo. Condivido. Abbiamo Dio dalla nostra parte, però se diventiamo Dio, perché Dio non è qualcosa, adesso le nuove teologie non sono più che Dio è lassù e noi siamo qua, certo. E dobbiamo dire mi dispiace per chi ti ho offeso col mio peccato, ma cosa vuoi che l'universo si offenda, manco un padre normale si offende per certe cose, per cui abbiamo per certi aspetti una religione antiquata, forme che non sono adeguate ai tempi, però se noi entriamo in contatto col nostro divino interno abbiamo una forza che è incomparabile con quello di oggi. Il Satyagraha di cui parla Gandhi è la forza dell'anima, è quella che ha consentito a Gandhi di diventare il leader di un intero enorme paese. Questo dobbiamo fare, è inutile fare discorsi complicati adesso. In barba al più grande impero dell'epoca, poi. In barba, cioè, ci aveva contro il più grande impero dell'epoca, è riuscito a unire gli indiani. Poi, come sapete, a un certo punto gli indiani si sono menati di nuovo tra di loro, allora ha fatto un digiuno, finché questi si sono vergognati e hanno smesso, perché il suo loro vero maestro, l'unico vero maestro che avevano, stava morendo a causa loro, si sono vergognati. Noi abbiamo bisogno di trovare persone così, cioè qualcuno di noi deve diventare così, perché se no, ma che stiamo a fare? Che stiamo a parlare di dettagli dell'economia quando c'è tutto un sistema che è altro che economico ormai? E quindi in questo sistema tu vedi possibile anche quella tristissima e terribile servitù militare con la presenza statunitense della NATO, di cui di fatto ci succhia anche questa situazione risorse e ci mette in una condizione gravemente compromessa verso altri paesi come la Russia, addirittura da fare un auto boicottaggio economico con le sanzioni. Oggi
Le posizioni di Giulietta erano note, no, sulla NATO, le posizioni di Fusare e così via. E è chiaro che far parte della NATO era nata su presupposti completamente diversi, che ci fosse un nemico da combattere. E che cacchio è il nemico? Cioè, la Russia? Ma dov'è? Cioè, la Russia sta per attaccarci, ma chi è che crede queste sciocchezze? Però il problema è che gli imperi sono imperi, gli imperi hanno bisogno delle armi da sempre e no, il nostro territorio è un buon luogo dove metterle perché funziona bene, cioè diciamo al centro del Mediterraneo gli serve. E non è facile dire agli americani adesso basta, ve ne andate. Forse un popolo che si unisce intorno alla bandiera della Costituzione può anche dire questo. E se un popolo è unito può dire grazie, adesso... Però deve essere anche un popolo che ha una propria moneta, che ha una propria economia, che non dipende più da fuori, perché se no gli americani dicono benissimo, noi vi tagliamo, facciamo un bel embargo e ciao. Invece dobbiamo avere la capacità di essere un popolo che soffrirà per 6 mesi, quello che c'è da soffrire, ma soffre per la liberazione. E se il popolo italiano si libera, può essere il rinascimento non solo dell'Italia, ma di tutto il mondo. Noi abbiamo la forza dello spirito, la forza dell'anima. Sì. Che non ci fa credere a cose che sono senza senso. L'anima è l'aspetto più intelligente, è la nostra conformazione, psico, corpo, mente, cervello, più intelligente che abbiamo. Se ci affidiamo all'anima e entriamo in risonanza col divino, beh, che cosa c'è da fare, passo a passo, ci arriva per l'intuizione. Proprio l'intuizione, anche Aristotele, un grande filosofo, diceva un conto è il nus pateticos, il pensiero ordinario, un conto è il nus poieticos, quel tipo di pensiero che funziona per intuizione, l'intuizione immediata, che è più tipico del femminile, l'intuizione immediata. Io per esempio molte cose che ho risolto, le ho risolte grazie a quello, altrimenti sei ancora lì dietro, situazioni anche terapeutiche insolubili, che non avevo niente da fare, ho chiesto di essere aiutata, questa forza, no? Questa, come dire, io non lo trovo, non lo so. Cioè, mi metti in ascolto, vedo che cosa, vado a dormire, il mattino dopo mi sveglio e ho la soluzione, la metti in atto, il problema si scioglie. Questo l'ho avuto tantissime volte ed è sempre più frequente, quindi io lo conosco. Quindi come popolo noi italiani abbiamo bisogno di un grande risveglio nell'etica, sì, nelle forze spirituali. Sì, questa è la grande forza nostra. In fondo noi siamo un paese che ha una cultura... È il paese dove c'è più cultura antica e la cultura è anche sociocultura, cioè vuol dire collegamento tra le persone. Zagrebelsky, presidente della Corte Costituzionale, ex presidente, ha scritto un libro fondata sulla cultura. L'Italia è fondata non sul petrolio, non sulla ricchezza materiale, ma sulla cultura. Ma la cultura è la ricchezza più grande dell'uomo. La cultura, il suo apice è la spiritualità. Cioè il livello più alto, perché posso, è cultura anche imbrattare un muro, ma quella è cultura bassa, a livello molto, anche inaspettato, vedete le porcherie, vedete delle cose sublimi, è cultura, ma la cultura se arriva a livelli alti è cultura dell'anima, è cultura dello spirito e quindi produce bellezza, verità e giustizia. Questa è la forza che dobbiamo avere. Assolutamente. Tornando al discorso del sistema internazionale che opprime, abbiamo visto per la prima volta nella storia della nostra Repubblica l'eliminazione da un social del video di un parlamentare. È accaduto a Sara Cunial. Il tuo commento, Mauro? Beh, non hanno scrupoli, nel senso che si sentono talmente forti che un giorno potranno, che non so, anche oscurare tutto il Parlamento, possono fare quel che vogliono. Cioè, vuol dire che loro non ci temono, perché ci considerano talmente disgregati, incapaci di unire le forze, per cui noi siamo i loro alleati. C'è un film di Sergio Leone che dice: io dormo sonni tranquilli, perché su di me veglia il mio peggior nemico. Ecco, noi dovremmo essere nemici dei capitalisti, ma in realtà vigiliamo sulle loro interessi, perché in realtà li facciamo in continuazione i loro interessi, non unendoci su nulla. In Italia, se si va avanti così, ci saranno 60 milioni di partiti. Ma che ci fai? Ma ogni settimana si forma un partito nuovo. Quindi la vera rivoluzione è quella dell'anima, la rivoluzione dell'anima è quella che fa sì che, anche se non ci conosciamo, e anche se magari in questo momento magari un po' una faccia un po', come dire, di riflessione, no? Che io so che siamo amici,
che tu stai pensando, ma non stai pensando contro di me, perché la tua anima sicuramente vuole conoscere la mia. Poi ci avrai strutture egoiche, ce l'ho anch'io, se queste si mettono in risonanza e te ci scagniamo e basta. Ma se no, no. Ecco, questo passaggio oggi si può fare, si fa abbastanza in fretta, perché lo abbiamo mostrato in questo periodo del lockdown, facendo lavori terapeutici, counseling, queste cose in rete, e hanno partecipato decine di migliaia di persone, 10.000 in diretta, e le stesse persone che seguivano facevano trasformazioni di questo tipo. Quindi oggi l'abbiamo fatto con 10.000 persone, domani perché non con 10 milioni? È uguale, la rete arriva. E questa è vera politica, Mauro, questa di trasformazione. Politica. Questa, cioè, se uno non ci crede, venga. Vediamo se si veda, a vedere. Poco fa ho ascoltato un messaggio forte contro le criminalità da un gruppo di giovani, Our Voice. I giovani sono il futuro, Mauro. Noi siamo sempre giovani, però siamo con un corpo che invecchia. Eh sì, purtroppo. Però ci sono i giovani che hanno un corpo giovane. Quindi un messaggio per questi giovani come Our Voice, come tutti i giovani che si sentono impegnati e vogliono... Allora, essere giovani significa avere un corpo giovane, ma significa anche avere una mente inesperta. Quindi oggi una delle cose che accomuna quasi tutti è il killeraggio di qualunque autorità. Perché non ci si fida? Cioè, perché devo fidarmi di Paolo Maddalena? Ma chi è Paolo Maddalena? Allora, leggo anch'io la Costituzione, 139 articoli, 10 minuti e l'ho letta. Tu che cacchio mi puoi raccontare? Ecco, questo atteggiamento è terribile, che nei 5 Stelle era fantastico, perché nei 5 Stelle chiunque uguale. Cioè, ti arriva Nino Galloni, ti fa una lezione, poi il giorno dopo uno dice, ah, questo capisce niente, io ieri mi sono visto questa cosa qui. Ma questa è follia. Cioè, in qualunque contesto, più o meno serietà, se c'è un pianista valido, io seguo quello, non vado da un mio compagno di studi, che cacchio prendo? Devo andare da uno, è più bravo, no? Perché? Perché lo ammiro. Naturalmente deve essere una persona che mi vuol bene, perché se mi vuol male, anche se è bravissimo, non mi insegna niente. Devo andare da qualcuno che ci tiene a me. Per esempio, Michelangeli, grandissimo maestro che abbiamo avuto, no? Arturo Benedetti Michelangeli, lui amava i suoi allievi al punto che gli pagava lui i posti dove... Cioè non si faceva dare niente e pagava le strutture dove andava a insegnare. Pagava i pianoforti, pagava tutto. Lui diceva... La musica è di tutti. Ecco, allora, uomini così in Italia ne abbiamo avuto. A Michelangeli, sapete come è stato trattato? Gli hanno portato via persino i suoi pianoforti perché aveva un'azienda con non so che cosa, che era fallita, gli hanno portato via tutto. Ora, come portare via il pennello a Raffaello, insomma, a Michelangeli su quei... Allora, noi dobbiamo... In Italia abbiamo persone così, ce ne sono. Sono sconosciute, ma ce n'è veramente... Farei un conto che ogni 1.000 persone c'è una persona che è valida, piena di amore, piena, che magari è sconosciuto. È uno dei compiti di questo movimento, è trovarle, scoverle dappertutto, metterle insieme e unire le nostre forze. Insomma. Mauro, un'ultima battuta, un po' fuori contesto, ma qui entro un po' nel mio tema di documentarista. Cosa pensi della vita nel cosmo? Non ne so nulla. Ti farò qualche lezione allora. Sì, non ne so nulla, non so, so di fisici che la pensano diversamente. So che per alcuni fisici è assolutamente possibile che non ci siano altre forme di vita. È probabile, non, perché sono talmente tante le galassie, talmente, la probabilità che sia solo la Terra è bassa. Per il momento io non li ho contattati, cioè non ho conosciuto degli alieni, non conosco che sono vite qui. C'è un mio amico che è uno che ci la studia tanto, un amico grande con cui ho studiato tutto, si è informato in tutti i modi per sapere se ci sono alieni o no, ma ha detto la pistola fumante non l'ha ancora trovata nessuno, non lo sappiamo. Però ci sono tante, ecco, sulla Terra ci sono tante indicazioni che sono state civiltà più evolute. Su questo non ci sono dubbi. Per esempio, perché? Perché basta citare un caso, uno, così uno poi si mette in pace. C'è una lastra di diorite che è un materiale più duro che esista dopo il diamante, non c'è diamante, poi c'è la diorite. Bene, c'è una trave di diorite lunga 50 metri, alta 2, larga 6, così, che pesa centinaia di tonnellate, che oltretutto ha una
scanalatura fatta in modo perfetto. Noi con le tecnologie di oggi non saremmo in grado di fare questo affare qua. Per cui o c'era qualcuno che è venuto dallo spazio molto più intelligente, poi ha detto, sapendo che venivamo noi, ha portato via le balle, perché questi qui non ci voglio stare, oppure c'erano delle culture prima di noi che poi adesso sono estinte, non so. Ecco, poi ne so poco però. Va bene. Mauro Scardovelli, grazie mille. Grazie a te, l'intervista che mi hai fatto è stata molto piacevole, perché sei una persona molto empatica, molto grazie, caro. Grazie. Benissimo. Grazie. Ciao. Gli amici si abbracciano. Aspetta che devo dire. Se non ti dispiace. Ciao. Grazie di cuore. Ciao, bello. Sei una bella persona. Grazie.